oltre che Asia, sempre io Francesco Capici. Oggi siamo di nuovo su Lego World, perché voglio continuare la serie. Allora, oggi andremo in un mondo spawnato a caso, lo chiameremo World YouTube 2, ovvero World Yet 2. Ok, eccomi tornato, non so perché c'ho lei come personaggio, non me lo spiegate. Sinceramente... No, l'avevo visto in un gameplay online, non ci credo. Scusa, non ti offendere. Puoi scappare per me, ma devo prendermi le mie cose. Ah, però ci riteniamo lui, poi me lo ricambio un po'. No! Dov'è? Ma no! Sono stato veramente stupido, potevo sbloccarlo. Ah, eccolo. Ecco, non scappare. Non scappare, maledetto. Sì! Bernard, anzi. Guardate ora cosa fa, eh. Preparatevi. La... Non sono uscito, ve lo giuro, ha fatto tutto da solo, Comunque. Questo ho fatto io, questo lo ammetto, sì, lo ammetto. Però voglio... La mia monetina, se l'ho fatta poi. Allora, voglio fare una cosa. Ovviamente metto in pausa e mi personalizzo un altro po' il personaggio e poi vedrete tutto dopo. Ok, eccomi. Ok, ho cambiato un po' di tutto. Ho rimesso un attimo la faccia, perché quello allo scheletro poi lo riprenderemo dopo, però a bioma voglio cambiare un pochettino, anche per fare nuove cose. Ho messo dietro il mantello quello tipo scuro nero. Non so se i poteri li ha tipo del mago. No, non li ha. Però è sempre figo, dai. Ovviamente poi riprenderemo quello come lo chiamo io, il Ghost Rider. La personalizzazione la prenderemo un po' più in là. Dai, salta. Bravo. Ok, qua non c'è niente a parte lava e cose varie. Quindi direi di prendere il nostro drago. Il nostro draghetto. In quanto ne ho 2 minuti di... Ah, ancora è prestissimo. Ok. Ah, questo è Bernard. Non te ne vai, vero? Ok, non se ne va. Vedete come lui spara. Bernard. Simpatico. Mi crea varchi. Ok, nell'acqua non muore, dai. Va bene, allora prendiamo lui. Ah, che già qua ce n'era uno pure. Gli lancio fuoco. Drago contro drago, un'esperienza mai provata. Ok, andiamo. Questi giorni cercherò di portarvi moltissimi gameplay, così, perché di mattina mi sveglio sempre prima, così ne registro subito uno, due. Perché si deve buggare sempre? Oh, perché? Mi devono far usare sempre le maniere forti, non c'è niente da fare. Ci posso fare niente, ma se voi però mi fate buggare, io non è che posso stare qua a girarmi i pollici. Ok. Dovrei farmela tutta a piedi? Ah no, vabbè, è qua sopra, dai, alla fine. Dove siamo finiti? No, io me ne voglio uscire a questo bioma, lo conosco a memoria tanto la lava. Me ne voglio andare. Ciao piccolino. Levati. Comunque questo personaggio qua l'hanno aggiunto con l'aggiornamento, l'update 3. Che è questo in pratica. Allora, cadi. Che io cercavo di trovarlo questo qua, questo personaggio, ma non ce l'ho mai fatta. Però so che si muore. Ma ho ripreso le mie monete. Ok, dai, prendiamo di nuovo il drago. Sperando che non si bug e non mi fa morire. Io direi di andare dritto. Il sito permette di scaricare, cioè vi danno le key gratis ovviamente, e voi lo potete aggiungere su Steam facilmente. Non c'è bisogno che ve lo dico, perché lo saprete tutti come aggiungere un gioco su Steam. E niente, come avere i giochi gratis legalmente, perché ogni settimana ne mettono uno. Sono il team di Indie Gala,
per me fanno un ottimo lavoro, perché certo mettono ogni chiavi ogni settimana gratis, poi ovviamente non le mettono pubbliche, c'è scritto redeem dove tu ti iscrivi, io sono iscritto col mio account di Steam e automaticamente me li aggiungo poi. Infatti già sono arrivato a due nuovi giochi, mi sono preso, che sono a pagamento ovviamente, ma con questo li ho gratis. Uno è Racer 8, un gioco di macchine, anche abbastanza stupido, però siccome era gratis uno deve approfittarne, se lo aggiunge nella libreria. L'altro è questo qua, che non capito, è tipo di guerra o pirati, ora oggi lo devo provare, che non mi ricordo il titolo, era Wardam of the qualcosa. Vabbè, lo troverete tanto poi. Ora poi vi faccio un tutorial a breve, come vi ho già detto. Però finisco qua, ve lo faccio, dai. Allora, facciamo qua. Io vorrei uscire. Vabbè, in questi casi ovviamente cosa non può mancare? Se non si bugga. Oh, oh, oh. Ok, ok, ok. Cadi! Bravo. Io un'idea ce l'avrei, un'idea. Che cosa diavolo? Ok. Mi si è bloccato il gioco. Perché devo terminare il gioco con che si blocca? Ma questa è veramente una tragedia. Cioè, senza offesa per il gioco, ma... Allora. Allora. Mettiamo cose a caso. Non ne so. Me lo fa bloccare. Scusa, allora. Che cosa fa? Come fa? Raga. Non ho toccato niente, vi giuro. Volevo spawnare soltanto il drill. Che ci entra. Sono cavolate che dicevo, non ci entra. Ok, siamo tornati. Allora. Se mi vedete sudato non è oltre al caldo, è perché ho starnutito un milione di volte che sono raffreddatissimo. Allora. Ok. Mi si è buggato qua. Non capisco perché. Che diavolo è? Ah, ok, vabbè. Boh. Boh, ragazzi, con questo bug terminiamo... No! Ce l'ho fatta. Non terminiamo il video. Cioè, in realtà dovrei terminare tra poco, in realtà, perché oramai è finita... Che mi deve morire tutti i personaggi dell'universo. No, quasi c'eri. Almeno fatemi uscire da qua. Fatemi uscire da questo inferno. No, non fatemi più uscire, non fatemi più uscire. Ho trovato una cosa fantastica. Cosa ci sarà? Terminiamo il gameplay così, dai. Una mela. Una mela. Questo gioco mi stupisce sempre. Una mela verde, poi. Ma è una bomba. Boh. Vabbè. Scusa, allora se prendo questo e faccio... Così, non è che lo volevo fare. O tipo faccio così. Non... Non si può. Bene, posso uscire, che bello. Ecco come uscire, vedete?
Ho scoperto una nuova... mi sono fatto una grotta. Poi mi farò pure la casa. Tutto quanto. Aspetta, aspetta, aspetta. No, un po' più su. Mi fate uscire da questa grotta. Vabbè raga, con la grotta infinita termino qua e con questo fantastico bazooka e... bella a tutti ragazzi!